La prevenzione dentale è una pratica fondamentale per mantenere il sorriso sano e splendente. Effettuare la detartrasi 2 volte all'anno e andare regolarmente dal dentista per le visite di controllo sono concetti che ci sentiamo ripetere fin da bambini e crediamo ormai acquisiti. Ma i dati raccontano un'altra verità. Sono ancora numerose le persone che non seguono queste regole e questi comportamenti virtuosi. È vero, nonostante tutto, molte persone sottovalutano ancora l'importanza della prevenzione. Si rivolgono al dentista solo al momento di risolvere un loro bisogno. Non fare prevenzione è sbagliato perché è come nascondere la testa sotto la sabbia, si aspetta che arrivi un problema per doverlo affrontare e non si va a evitare che ciò non avvenga. Detartrasi e controlli periodici, inoltre, sono fondamentali anche per chi ha completato un ciclo di cure e fatto lavori protesici, in particolare se con impianti. Il controllo regolare permette di intercettare un eventuale problema sul nascere e poterlo affrontare e risolvere con minore invasività e anche con minori costi. L'igiene e la prevenzione orale, dunque, sono alla base della salute dei nostri denti. Ma quali sono i motivi che ancora frenano la diffusione di queste corrette abitudini? Credo che le motivazioni siano essenzialmente 3. Il non pensarci. In effetti il tempo scorre velocemente e molte volte non ci rendiamo conto del tempo che è trascorso dall'ultima seduta. La mancanza di tempo, siamo sempre molto impegnati, molte persone hanno veramente difficoltà a ricavare e ritagliarsi il tempo necessario. Non per ultimo il problema dei costi, che oggettivamente per molte persone possono rappresentare un problema. Per quanto riguarda il lato economico, spesso non ci si rende conto che i costi sostenuti per la prevenzione in realtà fanno risparmiare elevate spese future per i trattamenti e le cure. Assolutamente vero, la prevenzione permette di monitorare e prevenire eventuali problematiche che, se trascurate, portano a dover essere risolte con interventi più complessi e costosi. Un altro vantaggio della prevenzione è rappresentato dall'oggettivo vantaggio di mantenere un dente sano rispetto a un dente curato o protesizzato, seppur con le migliori tecniche e metodiche dei protocolli clinici. Per evitare che passi troppo tempo tra una seduta e l'altra, è bene utilizzare alcuni accorgimenti già al termine della seduta, oppure adottare un sistema alternativo per la prenotazione. Alla fine di ogni seduta di detartrasi è buona norma già rifissare un nuovo appuntamento per una nuova detartrasi e un nuovo controllo, in modo da pianificarlo nella nostra agenda e avere la certezza di mantenere i giusti tempi tra una seduta e l'altra. Per aiutare le persone a poter scegliere in piena autonomia il giorno e l'ora a loro più consone, noi del Centro Odontoiatrico San Michele abbiamo adottato un sistema che utilizza il sito per prenotare, con il grande vantaggio di poter visionare l'intera agenda con tutti i giorni e gli orari disponibili e quindi scegliere l'orario più consono. Le quotidiane abitudini di igiene orale e domiciliare sono importanti, ma da sole non bastano per preservare i denti ed evitare costose cure future. È bene rivolgersi a studi e strutture che fanno della prevenzione la propria priorità.